Questi giorni inizia ufficialmente la campagna elettorale, che sostanzialmente è già iniziata da qualche settimana. Noi staremo ovviamente tutti vicino, molto col nostro gruppo, che è un gruppo collaudato, consolidato, ricco di esperienza, al nostro candidato sindaco, che è anche un nostro grande amico. E sono però rimasto colpito da due cose, una positiva e una negativa. La cosa positiva che mi ha colpito è la lista della Lega, perché il primo partito in città ha fatto sì una lista di partito, perché è evidente che anche con le regole che abbiamo noi, ma è una lista che è fortemente rappresentativa della società civile, cioè non è una lista di partito autoreferenziale, ci sono moltissime persone note in città, moltissimi professionisti, moltissime persone che insomma hanno lavorato per la città negli ultimi anni, e credo che questo sia un grandissimo valore per la città, oltre che per noi, per la Lega. La seconda cosa invece che mi ha colpito in negativo è che questa campagna elettorale, che è iniziata appunto da qualche settimana, speriamo che entri più nel vivo, ha sì toni garbati, ma è anche un po' fiacca, nel senso che siamo solo noi a fare delle proposte per la città. Mi paiono gli altri un po' deboli dal punto di vista della ricerca di un progetto alternativo al progetto che Mauro ha costruito sulla base sì di una continuità, ma ovviamente di innovazione anche in un percorso tradizionale. E anche la città, però, ovviamente, che è la seconda città del Piemonte, che ha l'ambizione di diventare sempre più importante dopo la crescita degli ultimi anni, ne beneficia da un dibattito. Io so che noi lo faremo la nostra parte, e Mauro per primo.